Buongiorno, oggi è martedì, sono le 7:10, vado a svegliare Francesco, mi vesto, lo accompagno a scuola, torno a casa e mi metto a pulire. E ho qui Olaf che mi lecca la mano. Fatti vedere. Eh sì, lui mi abbraccia. Allora, abbiamo accompagnato Francesco a scuola, adesso Marco è andato a fare quel lavoro che vi dicevo che deve cambiare un rubinetto. Aiuto, sono a pallini. Ok. E ora io mi cambio, metto i vestiti da lavoro così poi sono pronta per andare e mi metto a pulire casa. Metto un po' di musica alla televisione e stamattina vorrei dare una bella pulita. Sono stanca, non faccio altro che pulire. Papà. Ovviamente ancora non siamo stati chiamati per l'operazione e oggi è il 19. Quindi non lo so se ci chiameranno prima di Natale a questo punto. Non lo so, ovviamente, così come non sapevo del pre-ricovero. Intanto abbiamo mandato Marco ha mandato un messaggio a sua figlia per dirgli che se non lo operano prima di Natale, facciamo la cena di Natale qua con appunto lei, il suo fidanzato e la mamma di Marco. E pensavo di fare un menù pugliese, tutto pugliese, senza carne ovviamente perché noi non mangiamo carne, però vabbè, ne riparleremo più avanti, comunque c'è tempo. Adesso mi cambio e mi metto a pulire. Cambio le lenzuola di Francesco stamattina perché ieri ho cambiato le nostre e oggi cambio le sue. Metto una lavatrice, così do anche da mangiare ai piccioni che li ho visti mentre tornavamo in macchina, erano lì che aspettavano. Allora, aspettate che ammutolisco la televisione. Sono le 10:30, anzi le 11:20 ormai. Dunque, ho cambiato le lenzuola a Francesco, ho fatto le solite cose basilari e ho spolverato. Ho spolverato come piace fare a me quando voglio pulire bene, ovvero con la bacinella, così più che spolverare lavo proprio i mobili. Devo prendere lo straccio col bastone, la candeggina e passarlo in camera da letto in un pezzettino. Sul soffitto c'è un pochino di muffa. Il mio incubo, come sapete. Infatti controllo continuamente tutti gli angoli della casa perché appunto ho il terrore che venga la muffa. Dopodiché faccio pausa caffè e poi finisco. Quindi aspirapolvere, bagni, lavare il pavimento. Ah, ho anche cambiato i coprisedia, ma devo ancora cambiare il copridivano perché c'erano i cani, ora ho più sceso. C'è ancora la Lola, ma la Lola, vabbè, la prendo e la metto giù. Quindi quasi quasi approfitto, cambio subito il copridivano. E poi trattiamo la muffa e poi pausa caffè. Allora, sono le 11 e un quarto, devo ancora fare la pausa caffè perché ho cambiato il copridivano e poi ho passato l'aspirapolvere. E ormai che c'ero, mi sono ritrovata con l'aspirapolvere in mano. E quindi ora mi mancano i bagni e lavare per terra, però adesso facciamo veramente la pausa caffè, sennò poi è troppo tardi. Ok, ce l'ho fatta. Ho pulito tutto, ora aspetto che si asciughi il pavimento, poi vado a fare qualcosa da mangiare, penso mi farò i ceci. E nel frattempo devo riguardare, esportare e caricare il video per oggi. Io sono già stanca, pensare che devo andare a pulire un'altra casa. Sto per mangiare mentre carico il video. Mi sono fatti i ceci e ci ho buttato dentro un pacchetto di cracker. Non so se è stata una buona idea, sinceramente, perché a vederlo così. Però, vabbè, proviamo. E vabbè, non è molto invitante, però. Avevo fame. L'idea era di mettere i cracker tipo al posto dei crostini. Tra poco arriva Marco che ha finito di montare quel rubinetto.
e portiamo giù i cani e poi sarà ora di andare. Io non ce la faccio. Comunque, preparo i panini per Francesco, così glieli metto in camera che quando lui torna io già non ci sarò più. Avrei dovuto organizzarmi anch'io una settimana di ferie. Però la settimana prossima, che è la settimana di Natale, sabato e domenica, ah, ovviamente sono libera, ahia. Poi lunedì e martedì è festa e sono già 4 giorni consecutivi di riposo, che bello. Poi giovedì devo andare assolutamente a pulire la casa del secondo piano perché il 30 arrivano. E venerdì devo andare dal signore del quinto piano. Però quelli delle persiane in quella settimana li faccio o giovedì o venerdì insieme a una delle altre due case. Tanto quelli delle persiane comunque faccio una cosa veloce. E così mi lascio anche mercoledì libero e faccio 5 giorni di riposo. Che bello, non vedo l'ora. Sono in casa Bettarini. Non vi faccio vedere niente, ovviamente. E niente, io avrei finito, ma non c'è nessuno. E ora l'ho chiamata e lei sta tornando a casa. Finalmente sono a casa. Cioè, oggi avrei finito prestissimo. Tipo alle 4 e mezza, 4:35 ho finito tutto, ho finito anche di stirare, anche c'era poco da stirare oggi scusate, c'è Marco al telefono. Rispetto alle altre volte c'era pochissima roba da stirare. E poi ci sto anche prendendo la mano con la casa e quindi sono andata un pochino più veloce sicuramente. Fatto sta che appunto una volta che finisco presto, loro non c'erano, mi hanno lasciata sola tutto il tempo. Di questo sono molto contenta. Forse sono andata più veloce anche perché ero sola, mi sono gestita meglio. Solo che poi non tornava più. Alla fine l'ho chiamata, erano le 5. Comunque, vado a fare la doccia. Oh, che bello! Docciata, pigiamata. Vieni qua, scaldami. Mi sono messa a montare il video per domani. Sono le 7, ora prepariamo qualcosa da mangiare. Stavo pensando che avrò molta difficoltà a dare un titolo a questo video perché non ho fatto assolutamente niente oggi, se non pulire. Ho pulito tutto il giorno. Ecco, potrei intitolare così questo video: ho pulito tutto il giorno. Pulito casa mia. Poi al lavoro e non ho fatto nient'altro, appunto, se non pulire. Comunque, vi volevo dire che sono contenta che oggi mi abbiano lasciato da sola in casa perché vuol dire che hanno già iniziato a fidarsi. E la scorsa volta sono usciti per mangiare a pranzo. Quando sono arrivata loro sono andati via, poi lei è tornata dopo un'oretta circa. Questa volta invece sono andati via appunto perché sono arrivata e avevo finito ancora, non erano tornati, quindi sono contenta. Vuol dire che appunto si fidano a lasciarmi sola in casa. Ecco la Morgana, un bel primo piano. Direi che a questo punto io vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.